possiamo alzarci in piedi. Let's go! Popolo di nazioni, venite ad ora. Benvenuti, il nostro cordiale benvenuto ancora in questa sera a tutti quelli che si trovano nella grazia e a quanti amano la parola di Dio e quanti in questa sera hanno disposto, preparato il loro cuore per rendere gloria, onore e ringraziamenti al nostro Signore. È una serata di lode e di adorazione, ma prima di iniziare vi invito sempre insieme a me a rendere grazie a Dio perché ci ha dato l'opportunità ancora in questa sera di contemplare la sua meravigliosa presenza. Così vi invito a raccogliervi. Signore Dio nostro Padre, è nel nome di Gesù Cristo che veniamo a te, Signore, fiduciosi che tu, Signore, aprirai il cielo, poiché è scritto, Signore, che noi, l'uomo, Signore, che crede in te, può raggiungere la tua presenza per mezzo del canto, del ringraziamento, dell'adorazione. Padre, diveniamo così profumo di odor soave a te. Benedicici in questa sera, Signore, e ricevi, Signore, dal nostro cuore il profumo di odor soave per te, la lode e la gloria. Benedice il tuo popolo, Signore, il tuo servo. Sii con noi nel nome di Gesù, Cristo nostro Signore, benedetto in eterno. Alleluia, Signore. Così dicevamo che è una serata di lode e di ringraziamento. Questo è gradito al cuore di Dio, ma vi dico questo, che pure il nostro cuore ne verrà ristorato. Voglio subito dare spazio alla corale affinché ci tenga la sua presenza per mezzo del canto, ma ognuno di noi abbia a offrire la sua porzione di lode e di gloria. Dio ci benedica. Fianco sarà. Se un esercito si accampa contro me, io
non lo temerò, Cristo combatte per me. Che era in me ed ogni mio errore non mi hai rigettato.
lo facesti per me, tu pensasti a me. Per ogni spina che strapassò il tuo capo, lo facesti per me, tu pensasti a me. Per ogni chiodo che strapassò il tuo corpo, lo facesti per me, tu pensasti a me. Patire, uomo
Salmo 145, inno di lode a Dio per le sue grandi opere. Io ti esalterò, o mio Dio e mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ti benedirò ogni giorno e loderò il tuo nome in eterno. L'Eterno è grande e degno di somma lode, e la sua grandezza è imperscrutabile. Una generazione proclamerà le lodi delle tue opere all'altra e annunzierà i tuoi portenti. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue meravigliose opere. Essi parleranno della potenza delle tue tremende opere, ed io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua grande bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. L'Eterno è buono verso tutti, è pieno di compassione per tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, Eterno, e i tuoi santi ti benediranno. Essi parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno della tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi portenti e il glorioso splendore del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono abbattuti. Gli occhi di tutti guardano a te con aspettazione e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e appaghi il desiderio di ogni essere vivente. L'Eterno è giusto in tutte le sue vie e benigno in tutte le sue opere. L'Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli soddisfa il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. L'Eterno protegge tutti quelli che l'amano e distruggerà tutti gli empi. La mia bocca narrerà la lode dell'Eterno e ogni carne benedirà il suo santo nome per sempre. Prima che ti conoscessi, la mia vita non è stata sempre gioia. Ci sono state molte volte che ho pianto da solo. Prima che ti conoscessi, la mia vita non è stata sempre vittoria. Alcune volte sono stato anche sconfitto in battaglia, anche se ho perso in battaglia. Con il Signore non ho perso la guerra, perché ora vivo all'ombra della sua promessa, la promessa che mi ha fatto e che ritorna, anche se ho perso in battaglia. Con il Signore voglio dire a tutto il mondo che ti amo e mi sto lentamente innamorando della tua unzione. Adesso che ti ho trovato, voglio annunciare Cristo il Salvatore tutti quelli che hanno perso la speranza. Dio dà nuova vita, anche se ho perso in battaglia. Con il Signore non ho perso la guerra, perché ora vivo all'ombra della sua
fatto e che ritorna. Abbiamo cominciato a cantare e vogliamo inoltrarci sempre più nell'adorazione, nel ringraziamento. E così vogliamo sempre più addentrarci nella sua mirabile conoscenza per comprendere la sua grandezza e chi egli è. Alleluia, Signore. E io credo che il Signore lui abbia sempre voluto rivelarsi agli uomini. Nei giorni della sua carne il nostro Signore poté dire: chi dice alla gente che io sia? A voi chi dite che io sia? È interessato il Signore a farsi conoscere da noi. Così voglio contemplare insieme a voi almeno parte del Salmo 95 per comprendere la sua mirabile grandezza e poi ringraziarlo. 95 dal verso 1. Venite, cantiamo di gioia all'Eterno, mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza, veniamo alla sua presenza con la lode e celebriamolo col canto, perché l'Eterno è un Dio grande, un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra, sue sono le alte vette dei monti, suo il mare perché egli l'ha fatto e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato. Venite, adoriamo, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo, il gregge di cui egli prende cura. Ma oggi, se udite la sua voce, in quest'oggi, caro amico, amica o fratello, oggi che segui la sua parola, che è la sua voce, rendi gloria, onore e ringraziamenti al Signore, perché Lui ne è degno.
lassù nel cielo non si smette mai di glorificarlo, di celebrarlo, di innalzarlo. E qui sulla terra noi adempiamo la perfetta volontà, come ci viene riflessa dal cielo. Qui mette la sua parola, mette in risalto un grande creato, e un immenso creato che ci circonda. Ma io ti dico questo, fratello, amico, tutto questo creato il Signore l'ha fatto in funzione dell'uomo, per pascere la sua gregge, per pascere noi. E tutto ciò è la culla dell'uomo fatto a sua immagine e somiglianza. Sarà egli degno di lode e di gloria? Lo è, così. Continuiamo a lodare e glorificare il Signore e io insieme a voi. Dio ci benedica. Thank you.
tua voce ascolterò, combatterò e vincerò con te, Gesù. Tu sei risorto mio Signore ed il mio cuore a te per te. Più non cadrò, ma guarderò verso di te. Potenza scorre in me, Gesù.
abbiamo anche in parte glorificato e celebrato il nome del Signore nostro Gesù Cristo, perché Egli ne è degno, degno di lode e di ringraziamento. Così voglio ricordare i nostri consueti appuntamenti, sia il mercoledì che il venerdì, sempre alle ore 20:30, affinché possiamo insieme condividere il grande amore del Signore, mentre vi confermo l'appuntamento per domenica 29 in chiesa ad Aversa, in Viale Kennedy numero 54, per coloro che si sono prenotati sempre tramite email, sapendo che i posti sono limitati. Così vi invito a raccogliervi insieme a me per rendere grazie al Signore per la meravigliosa serata. Signore Dio nostro Padre, sei mirabile, adorabile, eccelso, glorioso, immensamente santo, Signore, e degno, Signore, di essere ricercato. Padre, stando ancora alla Tua presenza, Signore, desideriamo sempre chiedere che la grazia Tua sopra grazia abbia a diffondersi sopra la generazione che ci circonda, perché, Signore, sconosce tale beneficio. Ti preghiamo per essi, Padre, oggi, Signore, in questo particolare momento che sta attraversando, Signore, sempre più ha bisogno della Tua mano che possa porre fine a questa terribile epidemia, Padre, e attirando gli uomini, Signore, tutti a Te, riconciliati a Te per godere il beneficio della lode, dell'adorazione, della preghiera, Signore, della comunione, quale figlia al Padre, nel nome di Gesù Cristo benedici il Tuo popolo e i Tuoi servi, tienici sempre più al Tuo cospetto, Signore, preparaci ai prossimi incontri, in Cristo Gesù, benedetto in eterno, così Dio ci benedica.